Mi attengo anche al suo garbato richiamo e formulo subito la domanda. Il Movimento Città vuole conoscere dal sindaco di questa amministrazione se è cambiata la sua politica in materia di igiene ambiente e di rifiuti. Con questo intervento, infatti, chiedo ufficialmente a nome del Movimento Città che il sindaco di Ragusa relazioni in quest'Aula in merito alla politica dell'amministrazione in materia di igiene ambientale. Numerosi fatti nuovi registratisi negli ultimi mesi, già a partire dalle dimissioni e dismissioni dell'assessore Conti, ci fanno infatti ritenere che il quadro complessivo sia profondamente mutato rispetto al progetto più volte prospettato dallo stesso Conti. Mi riferisco alla gara dei 7 anni, alla gara ponte dei 6 più 6 mesi, ma anche alla differenziata 65% della tariffazione puntuale. Il Movimento Città è particolarmente preoccupato, in particolare per il mosaico di stranezze e passaggi non sempre comprensibili che si sta componendo in città e in provincia. Mosaico che spesso ci induce a degli strani déjà vu, sapete, quei fenomeni determinati da errori del nostro cervello che ci fanno credere di avere già vissuto eventi che si stanno verificando e che quindi ci appaiono come strane ripetizioni. Un primo déjà vu rischia di scattare a seguito del rendiconto giornalistico che leggiamo su Sigilia e Corriere di Ragusa dell'audizione del sindaco di Scicli, Susino, presso la DDA. In particolare ci riferiamo al passaggio in cui i legali del sindaco rivelano particolare pressione della funzione pubblica della CGIL provinciale in merito al ripristino della legalità voluto da Susino in relazione all'assunzione di 4 operatori ecologici extra contratto, operatori coinvolti successivamente in particolare declatanti indagini giudiziarie. Il déjà vu che rischia di scattare a questo proposito si riferisce a talune forme estreme di protesta del medesimo sindacato che abbiamo vissuto in città e in questo stesso consiglio, in merito ad una vicenda anche qui di riconoscimento di particolari diritti sindacali sui quali ci siamo espressi con chiarezza nel nostro ultimo comunicato stampa. Altro déjà vu rischia di scattare in merito alla conclusione di una trattativa che ancora non comprendiamo, avvenuta in prefettura tra il sindaco e lo stesso sindacato di cui sopra, culminante in un fantomatico accordo. Questa è la definizione che danno in una loro missiva al sindaco e al prefetto il 9/7/2014 le sindacali CISL, UIL, UGL, che comporterebbe, pare, un allargamento dell'organico per la ditta giudicataria, ma senza ulteriori oneri finanziari. Il déjà vu rinvia ad una situazione verificatasi nel 2011, allorché si ritenne di allargare la raccolta differenziata in città, con l'allargamento a costo zero anche dell'organico. In realtà la soglia pattuita di differenziata del 28% al di sotto del 35% imposto dal commissario, che avrebbe determinato il costo zero dell'incremento d'organico, non è mai stata raggiunta, senza peraltro che venissero mai applicate le sanzioni contrattuali previste per inadempienza, e il canone corrisposto all'impresa del Comune è stato successivamente incrementato, così come ci ricorda un interessante recente articolo pubblicato sui siciliani giovani dal titolo La guerra della monnezza, che consiglio di leggere a tutti. E altri, infine, déjà vu scattano a seguito dell'esito criptico dell'ultima gara d'appalto con l'attribuzione del servizio di igiene pubblica per un periodo di 6 più 6 mesi, così come a seguito dell'esito ancora incerto che avrebbe il percorso della gara risolutiva dei 7 anni. Fatti questi che inducono anche la sensazione di essere dentro un gioco dell'oca in cui si ritorna sempre alla casella d'inizio. Queste le nostre preoccupazioni, che vorremmo fugate da un chiaro e risolutivo intervento del sindaco che ribadisca o ridisegni il progetto di questa amministrazione in tema di igiene ambientale, anche a seguito dell'individuazione del nuovo esperto sulla cui competenza in materia attendiamo riscontri nei fatti, non avendone ritrovati nel curriculum. Grazie. Grazie, consigliere Alacco. Consigliere